L'ex ufficio tecnico del municipio, situato sul lungomare Paolo Toscanelli ad Ostia, si trova in uno stato di completo abbandono. Ancora una volta la denuncia arriva dai cittadini, stanchi del degrado. Se ci fosse la possibilità e le risorse, sarebbe il caso di riconvertirle, visto che questo è un litorale molto ampio, lungo, dove si potrebbe veramente rivalorizzare tutto, soprattutto quando le strutture sono pubbliche. Quindi si possano trovare delle accoglienze per chi ha bisogno, ma anche un luogo di accoglienza e di riposo, di svago per chi può venirci. E c'è colpa pure stranieri, anche nostra c'è colpa perché buttiamo dappertutto roba, si butta. Ci sta ragazze che vanno a pulire, però è sempre così. Noi qui siamo in uno stato di abbandono urbano. Ossia è diventata una terra di nessuno, quando avrebbe potuto essere il fiore all'occhiello del comune di Roma. Viviamo veramente in uno stato di abbandono civile, urbano ed è una gran tristezza perché io sono nata qui e 30 anni fa Ossia non era così, era meglio 30 anni fa. Noi abbiamo subito veramente un abbandono terribile, un regresso abbiamo subito. Basta guardare questo Vittorio Emanuele che è una struttura invidiata. Se potesse essere ristrutturato e potrebbe diventare un'università, un centro sportivo, un enorme centro studi. E invece noi siamo così, sporcizia dappertutto ed è una gran tristezza. So anni che questa parte sta così, insomma, quindi parla da sé, però ormai so anni che è così, quindi ci si è fatta pure un pochettino, tra virgolette, l'abitudine, ecco. Andrebbe risistemato? Sì, normale, però ci si convive, insomma. Quando vengo mi accorgo veramente che non c'è miglioramento proprio, anzi vedo proprio che c'è un peggioramento. Di questo mi dispiaccio anche per i miei figli. Questo non si vede dove vivo io all'estero, questo non c'è, invece qui vedo proprio che c'è un peggioramento evidente.